ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Pace e bene a tutti. Con questo saluto francescano vi ringrazio per essere venuti qui in questa piazza carica di storia e di fede a pregare insieme. Oggi anch'io, come tanti pellegrini, sono venuto per rendere lode al Padre di tutto ciò che ha voluto rivelare a uno di questi piccoli di cui ci parla il Vangelo. Francesco, figlio di un ricco commerciante di Assisi. L'incontro con Gesù lo portò a spogliarsi di una vita agiata e spensierata per sposare Madonna povertà e vivere davvero figlio del Padre che è nei cieli. Questa scelta da parte di San Francesco rappresentava un modo radicale di imitare Cristo, di rivestirsi di colui che, da ricco che era, si è fatto povero per arricchire noi per mezzo della sua povertà. In tutta la vita di Francesco, l'amore per i poveri e l'imitazione di Cristo povero sono due elementi uniti in modo inscindibile, le due facce di una stessa medaglia. Che cosa testimonia San Francesco a noi oggi? Che cosa ci dice non con le parole, questo è facile, ma con la vita? La prima cosa che ci dice, la realtà fondamentale che ci testimonia è questa. Essere cristiani è un rapporto vitale con la persona di Gesù e rivestirsi di Lui e assimilazione a Lui. Da dove parte il cammino di Francesco verso Cristo? Parte dello sguardo di Gesù sulla croce. Lasciarsi guardare da Lui nel momento in cui dona la vita per noi e ci attira a Lui. Francesco ha fatto questa esperienza in modo particolare nella chiesetta di San Damiano, pregando davanti al crocifisso che anche io oggi potrò venerare. In quel crocifisso Gesù non appare morto, ma vivo. Il sangue scende dalle ferite delle mani, dei piedi e del costato, ma quel sangue esprime vita. Gesù non ha gli occhi chiusi, ma aperti, spalancati, uno sguardo che parla al cuore. E il crocifisso non ci parla di sconfitta, di fallimento. Paradossalmente ci parla di una morte che è vita, che genera vita, perché ci parla di amore, perché è l'amore di Dio incarnato. E l'amore non muore, anzi sconfigge il male e la morte. Chi si lascia guardare da Gesù crocifisso viene ricreato, diventa una nuova creatura. Da qui parte tutto. È l'esperienza della grazia che trasforma, l'essere amati senza merito, pur essendo peccatori. Per questo Francesco può dire, come San Paolo, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo, insegnaci a rimanere davanti il crocifisso, a lasciarci guardare da Lui, a lasciarci perdonare, ricreare dal Suo amore.
Nel Vangelo abbiamo ascoltato queste parole. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questa è la seconda cosa che Francesco ci testimonia. Chi segue Cristo riceve la vera pace, quella che solo Lui e non il mondo ci può dare. San Francesco viene associato da molti alla pace, ed è giusto, ma pochi vanno in profondità. Qual è la pace che Francesco ha accolto e vissuto e ci trasmette? Quella di Cristo, passata attraverso l'amore più grande, quello della croce, e la pace che Gesù risorto donò ai discepoli quando apparve immesso a loro. La pace francescana non è un sentimento sdolcinato, per favore. Questo San Francesco non esiste. E neppure è una specie di armonia panteistica con le energie del cosmo. Anche questo non è francescano. Anche questo non è francescano, ma è un'idea che alcuni hanno costruito. La pace di San Francesco è quella di Cristo e la trova chi prende su di sé il suo giogo, cioè il suo comandamento: amatevi gli uni agli altri come io vi ho amato. E questo giogo non si può portare con arroganza, con presunzione, con superbia, ma solo si può portare con mitezza e umiltà di cuore. Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo, insegnaci ad essere strumenti della pace che ha la sua sorgente in Dio, la pace che ci ha portato il Signore Gesù. Francesco inizia il cantico così: Altissimo, onnipotente, buon Signore, laudato sia con tutte le tue creature. L'amore per tutta la creazione, per la sua armonia. Il Santo d'Assisi testimonia il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e come Lui lo ha creato, senza sperimentare sul creato per distruggerlo, aiutarlo a crescere, a essere più bello e più simili a quello che Dio ha creato. E soprattutto testimonia il rispetto per tutto e che l'uomo è chiamato a custodire l'uomo, dove l'uomo sia al centro della creazione, al posto dove Dio, il creatore, lo ha voluto, non un strumento degli idoli che noi creiamo. L'armonia e la pace. Francesco è stato uomo di armonia, uomo di pace. Da questa città della pace, ripeto con la forza e la mitezza dell'amore, rispettiamo la creazione. Non siamo strumenti di distruzione. Rispettiamo ogni essere umano. Cessino i conflitti armati che insanguinano la terra
tacciano le armi e dovunque l'odio ceda il posto all'amore, l'offesa al perdono e la discordia all'unione. Sentiamo il grido di coloro che piangono, soffrono e muoiono a causa della violenza, del terrorismo o della guerra in Terra Santa, tanto amata da San Francesco, in Siria, nell'intero Medio Oriente, in tutto il mondo. Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo, ottienici da Dio il dono che in questo nostro mondo ci sia armonia, pace e rispetto per il creato. Non posso dimenticare, infine, che oggi l'Italia celebra San Francesco quale suo patrono. Do gli auguri a tutti gli italiani, la persona del capo del governo qui presente. Lo esprime anche, il tradizionale gesto dell'offerta dell'olio per la lampada votiva che quest'anno spetta proprio la regione Umbria. Preghiamo per la nazione italiana, perché ciascuno lavori sempre per il bene comune, guardando a ciò che unisce più che a ciò che divide. Faccio mia la preghiera di San Francesco per Assisi, per l'Italia, per il mondo. Ti prego dunque, o Signore Gesù Cristo, Padre delle misericordie, di non voler guardare alla nostra ingratitudine, ma di ricordarti sempre della sovrabbondante pietà che in questa città hai mostrato, affinché sia sempre il luogo e la dimora di quelli che veramente ti conoscono e glorificano. Il tuo nome, benedetto e gloriosissimo, nei secoli dei secoli. Amen.